Beh, io penso che alla fine la partita è bellissima, ma alla fine il risultato ce lo siamo ampiamente meritato perché le azioni più belle, abbiamo colpito due pali, come le ha visto, contro una grande squadra, è stata una bellissima partita, emozionante, veramente. Io vengo qui da diversi anni e secondo me questa è una delle tra le più belle come partite, come finali, anche perché c'è stata l'emozione finale, noi a 5 minuti dalla fine abbiamo colpito prima la traversa e poi il palo, poi c'è stato l'ultimo secondo, questo angolo dove il mio giocatore ha avuto una gestualità perfetta a mettere la palla di controbalzo all'incrocio dei pali e poi il finale lo sappiamo ormai tutti com'è andata. Senta, cosa ha provato in quei 5 minuti finali? Prima la traversa, poi la base del palo e poi all'ultimo pallone, il calcio d'angolo con D'Ambra che riesce a coordinarsi in maniera incredibile. Sì. È stato, come ho detto prima, un gesto tecnico di altissimo livello di questo ragazzo. L'emozione, ma io faccio questa categoria e questi tornei ormai, lei lo sa, da diversi anni. Mi sono emozionato più per la gioia dei tanti tifosi che avevamo a seguito che in sé per la partita, perché ormai è bello, si gioisce, però le emozioni forti te li danno sempre. I fattori esterni, tipo oggi questo pubblico di napoletani, non so se erano tutti napoletani, ma la tribuna piena che hanno incitato i ragazzi nel momento più difficile, consentendo forse ad aiutarci ad arrivare poi al raggiungimento di un meritato pareggio per poi arrivare a questo epilogo abbastanza interessante e bellissimo. Ecco, ai calci di rigore avete avuto gioco abbastanza facile in porta con Evangelista. Su tre rigori ne ha parati due e ha fatto due parate serie il ragazzo. Quindi a guardare i due portieri, con tutto ciò che insomma il portiere inglese non avesse nulla di meno, però la fisicità conta. La fisicità, guardi, Evangelista come gli altri ragazzi, elogiarlo non mi sembra opportuno perché vanno elogiati tutti, anche gli avversari, anche il portiere degli avversari. Diciamo che Evangelista nel parare i penalty è molto molto bravo ed è bravo anche il secondo portiere che è quasi un 2002, lui è nato a fine dicembre del 2001, insomma. Già mostra grande capacità anche lui, perciò vorrei elogiare tutti e due i portieri, anzi tutti e tre, anche quello del City, ma penso che alla fine sia stato uno spettacolo e tutti devono essere contenti. Un'ultima battuta, riserviamola agli avversari. Il Manchester ha giocato una straordinaria partita. Il Manchester ha giocato una grandissima partita. Ma noi siamo stati bravi lì a prenderli alti, non lasciandogli quelle giocate che loro hanno, partendo da dietro in modo veloce per filtrarle tra le linee, ma noi abbiamo avuto quegli accorgimenti che ci hanno limitato al minimo queste giocate che poi in altre partite hanno finalizzato bene. Ma noi siamo stati quasi perfetti. Forse un po' la stanchezza, potevamo fare di più sotto il profilo delle giocate. Siamo stati a volte un po' troppo impulsivi e forse anche un tantino disordinato nella giocata singola, voglio dire. Non avevamo quella tranquillità e quella lucidità per mettere quelle palle per i nostri attaccanti che sono veloci dopo un fraseggio veloce. Siamo stati poco lucidi sotto questo profilo. Mister, grazie, complimenti ad Maiora, lei ha vinto anche la migliore panchina di questo torneo. Grazie, in bocca al lupo e ci ricorderemo i nomi di questi ragazzi perché ci aspettiamo di vederli tra qualche anno. Io vi ringrazio, sono onorato perché vincere un premio così, anche se è la seconda volta, ho vinto anche ad Abano una volta, mi riempie di gioia, ma non per me, perché io voglio condividere con tutto lo staff del settore giovanile del Napoli, perché lavoriamo d'equipe, lavoriamo in quella serietà e quell'organizzazione che ci permette poi di arrivare a questi risultati. Perciò dedico anche questa vittoria ai miei colleghi del Napoli e in particolar modo alla squadra Primavera, perché come abbiamo agito all'ultimo minuto, voi sapete tutti, siamo stati eliminati alla Youth League all'ultimo secondo e magari un po' di questa vittoria la dedichiamo a loro. Per la legge del contrappasso. Per la legge del contrappasso. Grazie, mister. Grazie a voi.